fare del bene, mettersi al servizio degli altri. Un riconoscimento della Camera di Commercio di Verona per questa vostra attività. Sì, è stato un bel riconoscimento che ha fatto piacere all'associazione. Inizialmente non riuscivamo a capire da chi sia nata la segnalazione, però diciamo è un'associazione che opera ormai da più di 10 anni sul territorio. Noi seguiamo i malati terminali, quindi diciamo è un'attività molto particolare, molto difficile. Di solito li seguiamo negli ultimi 2 o 3 mesi di vita. E quest'anno l'associazione ha seguito circa 70 pazienti già ad oggi, quindi, e quasi tutti morti in famiglia, quindi non in ospedale, perché questo è il nostro obiettivo, cercare di mantenere i pazienti all'interno della famiglia in modo da avere anche questi ultimi mesi di vita in un ambiente familiare, un ambiente diciamo che sia più confortevole, più vicino. Cos'altro dire? Io devo ringraziare tantissimo gli amici dell'AMO, che sono tanti, perché noi viviamo solo delle nostre, di quello che raccogliamo con manifestazioni, solo di volontariato, quindi non abbiamo contributi di nessun tipo. E devo ringraziare, oltre agli amici dell'AMO, l'equipe di cura, che sono delle persone meravigliose che lavorano in maniera assidua, costante, sono infermieri, psicologi, la fisioterapista, il padre spirituale, ci sono varie figure e noi lavoriamo insieme come diciamo per formare questo puzzle in modo tale che tutti i vari aspetti convergano, siano uniti un'unica nel dare la possibilità diciamo, a questi pazienti di avere qualche certezza nel momento finale della vita, avere la certezza che vicino c'è qualcuno che li accompagna.